Da Napoli al mondo, Il caffè sospeso approda su Netflix con un docufilm che vede protagonista una giovane ragazza originaria di San Pietro al Tanagro. Lei si chiama Elisabeth Cardiello, ha 34 anni e suo padre Pietro Cardiello era di San Pietro al Tanagro. Lei, Elisabeth, è nata negli Stati Uniti d'America, dove ad oggi porta avanti un'azienda che produce e commercializza appunto caffè. Un'esperienza che Elisabeth ha riportato in un documentario dal titolo Caffè sospeso, Coffee for All, che da maggio è approdato sulla prestigiosa piattaforma Netflix e nel quale ci sono anche delle scene girate proprio a San Pietro al Tanagro. Caffè sospeso è un film documentario realizzato dai registi Fulvio Iannucci e Roli Santos, prodotto da 39 Films. Il film è un viaggio attraverso le storie di tre persone reali che vivono in tre luoghi del mondo molto lontani tra loro: Napoli, New York e Buenos Aires. Con Elisabeth i protagonisti sono infatti anche Giancarlo e Glodier. Tre storie, tre persone che non si conoscono, non hanno nulla in comune eccetto una cosa: un caffè che ha cambiato le loro vite. Giancarlo ha compreso il valore di un lavoro onesto grazie al costante sostegno di Antonio e al desiderio di mettere su famiglia con una connazionale. Elisabeth scopre una sorprendente eredità che il padre le ha lasciato e di cui non conosceva affatto l'esistenza, qualcosa che ha a che fare con il caffè, perché il caffè è ciò che rendeva unita la sua famiglia e rendeva speciale il rapporto con suo padre Pietro. Glodier lavora come cameriere in un bar, portava il caffè ogni giorno allo scrittore Martin, che riusciva a lavorare solo in quel bar. Martin lo ha inserito come personaggio in un suo libro e così Glodier ha avuto il coraggio di svelare la propria vera natura senza più nascondersi. La storia di Elisabeth Cardiello e della sua famiglia sanpetrese, grazie al documentario di Iannucci e Santos, è approdata anche al Rome Independent Film Festival, ottenendo anche il riconoscimento culturale dalla Commissione per la Cinematografia del MIBACT.